Amici sportivi alla visione, buon pomeriggio dal Modestino De Cicco di Prato La Serra, seconda giornata del campionato Primavera Team Girone B, si affrontano i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti dell'Empoli. In questo momento manovra la formazione allenata da Alessandro Dalcanto, spedisce il pallone in fago laterale, rimessa per l'Avellino. Ci prova dalla distanza il numero 4, Bongiovanni, il colpo di reni di Meli. Ec bianco-verde, Lucignano, appoggio sulla destra per Riccio, rientra Riccio, è libero Lucignano, il pallone lo scavalca, Lucignano perde l'attimo per calciare poi sul primo palo, di destro, sulla destra per il numero 10 Riccio che sbaglia tutto. Si è persa sul più bello la formazione di Cioffi, ora la ripartenza dell'Empoli, il numero 11 Olivieri che porta in vantaggio l'Empoli. Era lì l'arbitro, ecco Seminara, Manicone vuole lo spazio per calciare, serve Di Leo, di destro e dai 30 metri, e con la battuta del calcio piazzato. Palla respinta dalla retroguardia del Bolese. È scattato in posizione regolare Olivieri. Avanza Olivieri, l'uscita di Yusufi e palla sul fondo. Avellino che resta in zona d'attacco. In area di rigore il numero 10. La traversa sfortunata. L'ennesima sortita efficace del semo difensore dell'Avellino. La conclusione precisa di Damiani e questo è un gran gol. Stanno regalando l'intera posta in palio agli azzurri. La palla che filtra Gianni, gol 4-0. L'Empoli, pure accademia per la squadra di Dalcanto. Il dribbling di c'è la quinta rete con il neo entrato Angelo Zini. Il movimento di Olivieri, la conclusione sui binari dell'equilibrio. Per buona parte la prima frazione, poi il tracollo bianco-verde nella ripresa. Ma la maldeggia la squadra toscana, la sesta rete. Pizzi, avanza Pizzi, che ha regalato ai tifosi di casa l'unica emozione di questa partita. La paratona di Lucignano su Meli. Olivieri, porta palla, Olivieri. Viene affrontato da occhio ad Angelo Zini che insacca il gol del 7-0. Ed eccolo il triplice fischio del signor Strippoli di Bari a decretare la fine del match. A Prato La Serra l'Avellino viene sconfitto in casa dall'Empoli per 7-0. Siamo con Renato Cioffi, tecnico dell'Avellino Primavera, un risultato che vi punisce eccessivamente, avete tenuto bene il primo tempo e però il tracollo nella ripresa. Sì, secondo me noi abbiamo iniziato la partita meglio di loro, l'approccio è stato migliore, infatti abbiamo avuto la prima occasione di noi dove il loro portiere ha fatto una grande parata. L'abbiamo tenuti bene, poi sui nostri errori loro ci hanno punito, perché se andiamo a guardare la gara nel primo tempo, tiri in porta non abbiamo subiti. E mi dispiace che una ripartenza nostra di 3 contro 2 l'abbiamo ripresa su un lancio lungo e abbiamo preso gol. Purtroppo dobbiamo lavorare molto sotto questo aspetto e loro si vede che hanno una preparazione diversa sia mentale che fisica. È una squadra costruita negli anni e che ha sempre fatto finali nazionali. Quindi rimane il fatto che sono un po' rammaricato per il risultato generale, perché onestamente in 90 minuti non c'è stata tutta questa differenza di gol. Sicuramente loro hanno meritato di vincere, però noi ci abbiamo messo molto del nostro e stranamente quando noi abbiamo avuto la palla, non lo so se è entrata la palla sotto la traversa che era quella del 2-1, quindi riapriva la partita, abbiamo subito 5 gol in pochi minuti e su questo dobbiamo lavorare molto e sono arrabbiato perché non si possono fare questi errori di calo mentale. Sono dei ragazzi, forse bisognerebbe lavorare anche sull'aspetto mentale, sotto questo punto di vista. Soprattutto, noi già andiamo in mezzo al campo con un po' di timore riverenziale verso questa società, però
Io ci lavoro sotto questo aspetto, però ci vuole del tempo, onestamente non è che si può fare miracoli in 40 giorni, però devo partire da quello di buono fatto, cioè dall'approccio, dai 35 minuti fatti bene, e poi invece devo lavorare sugli errori singoli e soprattutto sotto l'aspetto mentale. Si parte nel prossimo turno della Sassuolo, partita sarà? Io ho detto già, noi nelle prime 6 giornate abbiamo le squadre che hanno sempre fatto le finali, Sassuolo è una di queste, però non partiamo battuti già, andiamo là, cercheremo di limitare molto i danni e migliorare la prestazione di oggi. Alessandro Dalcanto, allenatore dell'Empoli Primavera, una vittoria larga, non è stato così semplice come potrebbe sembrare dal risultato? Sì, il primo tempo è stato abbastanza equilibrato. Tanto che le prime due occasioni l'hanno avute loro, poi è chiaro che gli episodi possono anche cambiare le partite o comunque influenzarle. Noi abbiamo fatto il terzo e il quarto in 2 minuti e quello un po' ci ha spianato la strada, poi la partita si è persa, nel senso si è persa di logica, però insomma, credo che comunque la squadra abbia fatto una buona prestazione, sono contento che i ragazzi si sforzino di marcare i concetti che sviluppiamo, perché hanno grandi capacità. Oggi con le punte esterne abbiamo fatto una montagna di tagli, tutti efficaci, insomma la squadra piano piano cresce, poi normale, sono ragazzi, ci va a pazienza, però siamo contenti. Bisognava anche riscattare il mezzo passo falso casalingo con il Chievo? No, il mezzo passo falso l'ha fatto il Chievo, perché io credo che sia una pretendente per lo scudetto, quindi noi abbiamo fatto un punto contro una squadra a oggi che sta meglio di noi, che ha qualità enorme per arrivare fino in fondo a tutte le competizioni che andremo a affrontare, Viareggio e Coppa Italia comprese, quindi ti dico, ci è andata pure abbastanza bene perché hanno avuto 5-6 palle gol importanti sabato scorso, quindi abbiamo portato via un punto prezioso contro una squadra che oggi è migliore di noi, poi alla fine vedremo. Dove può arrivare l'Empoli? Ma oggi è difficile fare un calcolo, anche perché io credo che in questa categoria qua i fuori quota influenzino tanto. E chi ce li ha bravi, giusto o sbagliato che sia, influenza l'andamento delle cose. Io credo che 3,97 su 11 giocatori di grande qualità, faccio un esempio quelli del Chievo che abbiamo incontrato sabato, possono spostare gli equilibri di questo campionato.